Fratelli Stranieri Nerazzurri, finalmente finisce questo campionato. O questo mini campionato, o questo breve campionato, o questo campionato strano, insomma, chiamatelo come lo volete voi chiamare, ma è stato, oddio, è caduto pure il telefono. È stato un campionato strano, particolare, un po' arrangiato, un po' pieno di infortuni, pieno di cose, insomma, particolari. È stato un anno tutto particolare. Io concludo con un video molto breve, non farò i proclami apocalittici. Concludo col dirvi che è stato comunque un piacere sostenere la nostra squadra anche in questo momento particolare insieme a voi. Concludo col dire che adoro gli sfottò, adoro rompere le scatole agli altri, adoro tutto, ma si ferma qui. Nel senso che ho molto rispetto di tutte le persone del mondo, di tutti i tifosi del mondo. Questa è la realtà, perché c'è un momento in cui finisce il calcio, inizia la vita reale, finisce il non rispetto per le tifoserie avversarie, in particolare una che sapete benissimo qual è, e arriva poi il momento delle persone. Quelle che meritano di essere rispettate, ovviamente non quelle che fanno schifo a prescindere dal tifo o dal non tifo. Quindi questo lo voglio precisare. È chiaro, arriveranno gli sfottò, ci sarà la Champions e quanto altro. Arriveranno, me li prenderò se arriveranno per me per l'Europa League, ci mancherebbe altro, però quello che voglio farvi capire è che la vita reale è una cosa, il calcio un'altra. La cattiveria e la frustrazione che alcune persone hanno intrinseche nel loro DNA che vengono a sfogare su questa pagina, ve lo permetto perché così almeno vi sfogate, venite un attimino a sfogarvi e non fate cazzate nella vostra vita povera, sola e desolata. E per il resto ho trovato degli amici anche sbiaditi con cui ho modo di dialogare, modo di parlare, modo di confrontarmi. E mi fa anche piacere perché, vi ripeto, una persona non è che la si debba giudicare dalla squadra che tifa, se è una persona intelligente, se non lo è, bisogna anche giudicarla per quello, purtroppo. E non sarò mai sportiva nei confronti di chi non lo è con me, lo sarò sempre nei confronti di chi lo è con me. Non mi piace l'arroganza, odio l'arroganza e odio la maleducazione, è una cosa che odio profondamente e per il quale veramente ho bloccato tanta tanta gente su questa pagina. E vi farò vedere le mie isole, vi darò la possibilità quando scenderò giù in Sicilia di vedere con mano quello che sto, di toccare con mano, scusate, non di vedere con mano, di toccare con mano quello che sto facendo. Le mie vacanze saranno un po' più in là, però vi darò la possibilità insomma di vivermi comunque anche se a campionato finito e a Champions e a Europa League finita. Quest'anno voglio fare questo, vi farò qualche video, qualche piccolo video, qualche piccola chicca per farvi vedere quello che sto facendo durante la pausa, diciamo la pausa estiva se così si può chiamare, anche perché sarà brevissima quest'anno. Questa sera c'è Atalanta-Inter, non mi aspetto niente di chissà trascendentale. Spero che l'Inter possa fare una bella partita, l'ultima, quindi onorare questi colori, onorare soprattutto noi tifosi che ce lo meritiamo. Per il resto, che dire, tanta amarezza per quello che è successo a tutta la gente che ci ha lasciati, tanta amarezza per quest'annata un po' particolare. Spero che le famiglie di queste persone possano trovare pace perché non è facile. Dopo tutto quello che è successo, non è facile per nessuno. Spero che tutta la gente che stia male e che abbia problemi di attacchi di panico, di crisi di ansia, di crisi esistenziali, possa venirne a capo. Spero che tutta la gente che ha perso il lavoro, me compresa, che non ha lavoro, insomma, possa trovarlo al più presto e che quest'Italia possa ripartire alla grande. E che la gente sia un po' più buona e meno merdosa, visto dopo quello che è successo, io sto vedendo più cattiveria che altro, soprattutto nel calcio, nello sport, è una cosa terribile. Vi voglio precisare sempre che questo è uno sport e quando finisco di fare il video e quando finisce la partita, finisce tutto.
perché è così che deve essere, è vero, io sono una tifosa malata dell'Inter, è vero, io me ne rendo conto di essere malata dell'Inter, mi rendo conto che tante volte non riesco forse ad essere probabilmente obiettiva a 360 gradi, ma quale tifoso, attenzione, non sportivo, quale tifoso è obiettivo a 360 gradi? Nessuno, ragazzi. E quale tifoso è coerente soprattutto? Perché in amore la coerenza non esiste, e siccome sono innamorata di questi colori, ma sulla sponda di Milano, sulla sponda nerazzurra di Milano, quella ovviamente che ha sempre contato molto di più rispetto ad altre. Posso fare solo i miei complimenti all'Atalanta, a prescindere da come vada la partita di questa sera, perché ha fatto un grande campionato. Ovviamente io sono, ripeto, dalla sponda nerazzurra, e quindi faccio i complimenti anche alla mia squadra, complimenti vivissimi per questo campionato che nonostante tutto è andato veramente alla grande. Sono soddisfattissima del mio allenatore e di questa squadra che comunque ha dimostrato di essere una valida antagonista di chi ha vinto lo scudetto. Per il resto, che dirvi? Fratelli e sorelle nerazzurre, io vi ricordo sempre, non c'è bisogno che ve lo dico ulteriormente, ma ve lo ricordo sempre, che la vostra Lucri, ovunque voi siate, vi vuole bene e sempre, sempre, sempre. Forza Inter! Buona Europa League a tutti. Ciao!